Sono molto contento di avere qua William Bamberi perché ho già avuto modo di assistere al suo corso fatto a Londra, che è stato un grande successo. È un corso molto, molto bello, molto interessante, che dà tantissimi spunti e che mostra anche in maniera diretta come lavorare. Con i pazienti, è un primo livello di formazione per il metodo Gottman, e quindi insomma sono orgoglioso di aver potuto, insieme a Valeria Idini, a Eleonora Mani, a Laura Beccia, organizzare questo corso e proporverlo anche in un periodo così difficile online. Quindi ringrazio tutti per essere qua, ringrazio William per essere qua con noi. Iniziamo. Nel frattempo, se qualcuno ha dei problemi, vi ricordo di scrivermi sulla chat. Per fare le domande, quando vorrete fare delle domande, voi scrivetele, io annoterò le domande per le interpreti che le tradurranno al docente. Quindi non dovrete aprire il microfono, ma le leggeranno loro al docente. Bene, direi di iniziare allora. Okay. So Alessandro, I can't hear your voice well. What would you say? Alessandro, adesso sono pronto. Ok. Good afternoon. Buon pomeriggio. In realtà anche se qua è mattina, qua negli Stati Uniti, volevo intanto ringraziare Alessandro per l'opportunità, perché stiamo dando vita a un nuovo mondo di clinici della terapia di coppia. Vi do a tutti il benvenuto. Questo tipo di training del metodo Gottman è un training che io faccio da 20 anni e vi do qualche elemento di background. Io vengo dal mondo della terapia sistemica. Negli anni 80 era una teoria molto importante negli Stati Uniti e imparavamo a lavorare con le famiglie, ma non con le coppie. La terapia di coppia non era qualcosa che conoscevamo bene. Quando ho iniziato a lavorare con le coppie, mi è stato immediatamente chiaro che c'erano delle conseguenze relative al mio modo di lavorare. E ho capito che avevo bisogno di una formazione più specifica. Cercando, ho trovato il nome del dottor Gottman e gli ho chiesto di venire a St. Louis, dove sto io, e lui ha fatto esattamente lo stesso workshop che vedrete voi nei prossimi giorni. E questo workshop ha cambiato la mia maniera di lavorare clinicamente, ma anche il modo in cui capisco le coppie, perché in particolare mi ha dato una mappa. Ho modo di vedere ciò che accade davanti a me. È vero che a volte i momenti che viviamo con le coppie sembrano caotici e imprevedibili, ma il fatto è che questo è un modello che si basa sulla ricerca e quando ci si basa sulla ricerca si osservano dei pattern e grazie a questi pattern, ciò che era invisibile è diventato visibile. Ho visto la danza delle due persone davanti a me. C'è un flusso tra i membri della coppia. E vedrete che è tutto molto chiaro, è molto chiaro come procedere, la modalità di procedere. Io sono nel Gottman Institute da circa 20 anni. Sono un terapeuta del metodo Gottman, sono un trainer. Credo che domani approfondiremo questo. Inizialmente, quando si inizia a studiare il metodo Gottman, si mandano all'istituto dei video delle sedute di coppia. Io sono tra i privilegiati che vedono questi video, che servono a capire se il terapeuta che osserviamo è un bravo terapeuta del metodo Gottman. E veramente, quindi ho visto migliaia di video e è una grande formazione anche solo vedere che avviene in lavoro clinico e non da dei terapeuti superstar. Anche da terapeuti, diciamo normali.
Voglio anche specificare che anche se il metodo Gottman è, diciamo, la mia terapia d'elezione, sono anche certificato in FTD su Johnson. Penso che sia un complemento utile, magari di questo poi ne parleremo. Le teorie di John mi hanno dato una mappa e mi hanno fatto capire cosa effettivamente si può fare. Ma voglio darvi un aneddoto. A fine anni 70 ho fatto un tirocinio clinico a Palo Alto, in California, in un ospedale molto famoso dove si faceva terapia familiare. E era un po' un centro di lezione anche di tutti quelli che si occupavano di ricerca e di salute mentale nell'area. Quindi ho avuto il privilegio di fare il tirocinio in questa struttura e c'erano tanti specialisti di terapia familiare e eravamo in 25 tirocinanti e facevamo dei colloqui live davanti a tutti. Io sono stato il primo dei 25 e per far vedere come organizzavo il colloquio con la coppia. Quindi ero in una stanza con una coppia e c'erano gli altri studenti e i membri più senior che mi guardavano da un video. Entra la coppia, un omone enorme davanti a me, che suonava in un gruppo rock and roll della zona. E entra poi la moglie, lei invece era più piccolina, molto più piccolina, e nella loro interazione, quando iniziano a litigare, il calore aumenta e quindi io inizio a vedere un po' questa danza di cui parlavo. A un certo punto lei solleva la sedia, va, inizia a guardare il marito negli occhi e inizia a picchiarlo. E lui non chiude neanche gli occhi, non strizza neanche gli occhi. Semplicemente solleva il braccio, la colpisce sul mento e lei praticamente vola dall'altra parte della stanza, finisce sul divano, inizia a cullarsi, a mettersi il pollice, a succhiarsi il pollice e a dire voglio la mamma. Ecco, immaginate di vedere un dramma del genere davanti a voi, sapendo che ci sono 35 persone che vi guardano. Ecco, cosa avrò pensato? Io pensavo voglio la mamma. Ma la tecnica che utilizzavamo, suggerita anche dalla mia supervisore, era che quando succedevano queste cose ci bussavano e uscivamo. E per me è stato proprio un momento di trauma, quindi sono uscito e praticamente non riuscivo a vedere. Però lì ho capito che volevo lavorare con le coppie, perché era nel lavoro con le coppie che c'era la vita vera e che le persone facevano la danza. Non mi parlavano della danza, ma la facevano. E questo non è cambiato da lì. La danza a volte è difficile, è traumatica, a volte scalda il cuore, ma è vera. Ecco perché vi incoraggio, visto che do per scontato che vogliate lavorare con le coppie, di rimanere su questo tipo di lavoro, perché una caratteristica del lavoro con le coppie è che quando si vede la danza e quando c'è una mappa del processo, tutto rallenta. Questo tipo di training vi darà tantissime informazioni. Oggi inizieremo con la ricerca, con una parte della ricerca che è un aspetto unico secondo me del metodo Gottman. Il lavoro di John è appunto unico, ma non ci limiteremo a parlare di dati, ma di come tutto ciò è diventato un modello terapeutico per il lavoro con le coppie. Adesso vorrei iniziare a mostrare le mie slide in modo che possiate seguire la presentazione sullo schermo. Ecco. Vedete? Riuscite a vedere lo schermo? Ok.
una citazione secondo me utilissima. Nelle relazioni abbiamo bisogno di un'attitudine mentale con cui scansionare il mondo andando alla ricerca di aspetti da apprezzare e non da criticare. Credo che rispecchi il metodo Gottman, perché noi crediamo che le persone creano un'atmosfera intorno alla loro relazione che può essere positiva o negativa. E nei mondi diversi, nelle atmosfere diverse, ci sono relazioni diverse. Quindi le coppie felici, quelli che Gottman chiama i maestri della relazione, riescono a vedere cose che ammirano, cose che apprezzano del partner e passano più tempo in questo mondo rispetto al mondo in cui vedono le cose che trovano fastidiose o che non apprezzano. È chiaro che coesistono, in tutte le relazioni ci sono cose positive e cose negative, ma la nostra percezione della relazione la possiamo vedere con degli occhiali scuri in cui tutto ci sembra fastidioso o negativo, oppure possiamo avere degli occhiali positivi, magari dei begli occhialoni rosa. E allora tutto ciò che facciamo lo facciamo da un punto di vista di amicizia. E tornando alla terapia sistemica, parlavamo di omeostasi, che è quella situazione in cui i pattern diventano rigidi e è difficile che cambino. E con una coppia che entra in studio, questa situazione di rigidità è difficile da combattere, almeno così ritenevamo. Secondo John ci sono meccanismi omeostatici, ma ci sono lati positivi e negativi di questi meccanismi. Ci sono persone che appunto riescono comunque a vedere la bellezza. Pensiamo a una finestra, vedo la stessa cosa, magari vedo un fiume inquinato, posso riuscire a vederci la bellezza o magari no. Di questo ne parleremo dopo. Ma negli ultimi 2-3 anni John è arrivato a ciò che vede come un indicatore omeostatico della coppia felice, ha creato una sorta di punteggio tra 5 e 1 relativo al conflitto, cioè quando una coppia non è in accordo. Quello che diciamo è, nelle vostre discussioni conflittuali dovete riuscire a essere presenti pensando a 5 momenti positivi. E i maestri delle relazioni riescono a farlo, di questo ne parleremo meglio dopo. Qual è l'elemento di novità? Per John noi avevamo bisogno di una teoria. Ciò che mancava nella terapia di coppia, stiamo parlando degli anni Ottanta, era appunto una teoria su cui si appoggiasse il metodo. Quindi lui ha abbandonato l'idea che si dovesse risolvere un conflitto in terapia di coppia, concentrandosi sulla gestione del conflitto. E se guardiamo al tipo di problemi che hanno le persone, circa il 70% dei conflitti, le questioni su cui si litiga, le questioni che causano distress, sono al 70% cose che non passano, sono perpetue, diciamo. Sono caratteristiche, una personalità diversa, una concezione diversa della vita. Abbiamo bisogno di cose diverse. Sono cose che non se ne andranno mai. Quindi la questione non è risolverle, ma gestirle. E la cosa importante è che quando le coppie imparano a gestirle, a comunicare in una maniera giusta, non solo le cose vanno diversamente, ma la coppia dice che è più felice. Quindi essere diversi non significa che non si può essere felici insieme. E qua arrivo al secondo punto, non tutti i conflitti sono uguali.
Alcuni sono molto peggiori degli altri, hanno dei secondi fini che vanno proprio a toccare il nucleo esistenziale della persona, per esempio relativo ai valori, alle credenze, come educare i figli, l'importanza della sicurezza finanziaria, la sessualità nella relazione. Quindi tutto ciò che attiene ai valori e ai bisogni fondamentali non è una cosa che lasciamo andare facilmente. Ecco perché parliamo di stallo. Lo stallo è quando la coppia rimane bloccata su una questione importantissima e su cui si possono avere solo litigi non produttivi oppure ci si allontana. Quindi nel 70% dei casi i problemi su cui si discute sono cose che rimangono, il 30% è risolvibile. E anche in questo 30% si può arrivare a uno stallo. Quando dico stallo intendo una questione in cui non si può più parlare. E in terapia le coppie portano spesso la questione che in quel momento causa di stress o conflitto. Di questo lei ha un'escalation anche verbale e questo scatena la difesa di lui. Questo è un esempio breve, ma un buon esempio di ciò che John e i ricercatori hanno fatto al Love Lab. Questa è una discussione conflittuale, viene osservata e se la si analizza. È interesse fare commenti, come abbiamo fatto, relativo al flusso, no? Verbale, ma è interessante anche guardare ai corpi, in modo da sapere quando si inizia il floating, quando c'è un trigger. L'idea è che quando si è così attivati che si arriva alla secrezione di specifiche sostanze, siamo a un momento critico della seduta e questo ci fa passare dall'essere relazionali a individualisti, cioè non siamo più interessati a ciò che dice il partner, ma a noi stessi. Quindi è legato proprio a un rilascio di ormoni. Quindi, qual è il nostro focus dopo aver visto questo video? Quando io sono entrata in questo campo, all'inizio degli anni 2000, si guardava il metodo Gottman come psicoeducazione. Nel 1999 Gottman ha pubblicato il libro Come far funzionare un matrimonio, che ha avuto un grande successo. È un libro effettivamente di autoaiuto, il format è un po' psicoeducazione. Ma è vero che possiamo usare queste idee, queste ricerche ai fini della psicoeducazione, in realtà il focus è sulle emozioni. Serve quindi a avere accesso alle emozioni più profonde, soprattutto nelle fasi di stallo. Quindi le emozioni più profonde al di sotto dello stallo. Quindi vogliamo che la coppia abbia esperienze emotive in seduta. Ecco perché è una terapia esperienziale. E ci sono state varie pubblicazioni negli ultimi anni. Una è il manuale della terapia di coppia di Goerman che proprio illustra come questo approccio sia molto esperienziale anche, e questa pubblicazione si riferiva alle FT di Sue Johnson e al metodo Gottman. Quindi voglio insistere su questo, ci sono tanti dati, tanti fatti e sono cose che insegniamo, ma il nucleo di questa terapia è l'esperienza in seduta, l'esperienza nel vostro studio, l'esperienza tra i partner, come si interfacciano, come interagiscono, in modo da arrivare alle emozioni più profonde, in modo anche da sostenere le difficoltà e i blocchi. Quindi vogliamo comunque aiutare le persone a accumulare delle capacità per gestire i conflitti, ma vogliamo anche che loro diventino
Amici, perché se le persone diventano bravissime a gestire i conflitti, non è detto che siano felici, non è detto che ci sia vicinanza, potrebbe non esserci intimità emotiva. Quindi dobbiamo anche aiutarle ad attivare, ricostruire o costruire la loro amicizia e a avere accesso a ciò che definiamo significato condiviso, cioè i valori profondi che condividono, la ragione per cui sono al mondo, la ragione per cui si sono trovati. Quando le coppie si conoscono, si corteggiano, si iniziano a vedersi, una parte di questo significato condiviso è ciò che li fa avvicinare, no? Cioè, conosci qualcuno, inizi a sentirti vivo e inizi a dirti che la vita con quella persona potrebbe rendere la mia esistenza più significativa, più potente, più interessante. Questa è un po' la panoramica del modello, quindi il focus sulle emozioni, imparare a gestire il conflitto, perché altrimenti si distrugge tutto, ma insistiamo anche sulla costruzione dell'amicizia, in modo da arrivare a questo livello più esistenziale di significato condiviso. E credo che voi europei su questo abbiate più facilità a capirlo, perché il significato condiviso negli Stati Uniti non viene molto enfatizzato, non se ne parla molto. Proprio ieri ho avuto una seduta con una coppia tedesca e ho visto che il loro legame era proprio a questo punto, quindi spero che avremo modo di esplorare tutto ciò. Velocemente, questa slide è una sorta di testimonianza relativamente al modello creato appunto da John Gottman e dell'impatto enorme che ha avuto nel nostro campo prima. Tutti gli approcci principali e praticamente tutti i clinici che fanno terapia di coppia negli Stati Uniti quantomeno conoscono Gottman e hanno integrato alcune delle sue idee nella loro terapia. Quindi ci sono 36 anni di ricerca che ormai hanno superato i 40 in realtà, ma l'aspetto brillante è l'aver sviluppato un meccanismo per studiare le coppie e creare una discriminante tra le coppie felici e stabili e quelle in crisi. Quindi si può fare una sorta di previsione vedendo come parlano le persone, vedendo ciò che accade fisiologicamente, basandosi sui comportamenti della coppia, si possono predire degli aspetti importanti. E John poi ha creato la Partner Lab, il Love Lab, vedremo poi un video, in modo che le persone non solo parlassero della loro relazione, certo che chiediamo alle persone di portarci qualcosa relativamente alla loro relazione, ma non ci si limita a lavorare su quello, perché spesso non è accurato, non c'è accuratezza. Perché a volte le persone rispondono e magari devono spuntare una casella e sono arrabbiate in quel momento. Quindi vogliamo che le persone interagiscano tra loro, vogliamo vedere la danza, non vogliamo che ce la descrivano. In parte il carattere unico è il fatto di aver studiato longitudinalmente le coppie per 20 anni, una coppia che magari aveva 20 anni quando inizia e ne ha poi 40, oppure persone che ne hanno iniziato a 60 anni e adesso ne hanno 80, e noi continuiamo a raccogliere i dati. E John ha lavorato molto anche con coppie gay e lesbiche, e le dinamiche relazionali, e parlo in generale, quindi le questioni di processo che si osservano nelle coppie omosessuali sono molto simili a quelle che vediamo nelle coppie eterosessuali. Ci sono delle differenze, e le differenze sono relative al quando
avviene il conflitto, non al come. Un lavoro molto importante di Gottman con Neil Jacobson. Che affronta un aspetto che non è il focus di questo workshop, ma di cui parliamo nel training di secondo livello. Dicevo appunto che hanno scritto questo libro in cui si parlava dei differenti tipi di violenza domestica situazionale, circa l'80% dei casi noti negli Stati Uniti, ovvero in cui ci sono momenti fuori controllo che possono essere pericolosissimi. Quindi quando dico situazionale non voglio dire che non è pericolosa, ma c'è più una parte più attiva, non c'è premeditazione, non è sistematica. È diversa rispetto all'altra categoria che è caratteriologica. In particolare la persona che agisce violentemente vuole cambiare, ha un rimorso nel primo caso. Quindi chi infligge l'abuso nel secondo caso, al contrario, non sente rimorso, pensa di essere stato provocato. Quindi sono due tipi di violenza domestica molto diversi e di questo ne parliamo nel livello 2. Un'altra cosa di cui parla lo studio è la transizione alla genitorialità. Infatti è un momento che può essere di grande gioia, ma è anche vero che per i 2/3 delle coppie c'è una certa insoddisfazione con l'arrivo soprattutto del primo figlio. Quindi come si può aiutare la coppia? C'è un programma dell'Istituto Gottman che si chiama Bringing Baby Home, cioè portare a casa i bambini, che proprio aiuta le coppie che hanno il primo figlio in modo da creare un team e senza, diciamo, limitarsi a passarsi il bambino quando si finisce di lavorare, in cui magari c'è un padre che non ha interesse finché il bambino non fa sport e cose di questo tipo. Per chi ha un animo matematico, ci sono libri di John che si concentrano sull'aspetto scientifico, soprattutto sulle previsioni. Un libro veramente brillante è Principia Amoris, che dà delle informazioni preziosissime anche a livello clinico per spiegare l'aspetto scientifico matematico che sta dietro questi modelli. È un libro di qualche anno fa e le vendite negli ultimi 5 anni sono tra l'altro molto aumentate. Sappiamo che gli interventi sono fondamentali, ma la prevenzione ha un impatto maggiore. È molto più facile avere successo nella prevenzione che nell'intervento, perché ovviamente ma non ci sono cicatrici da riparare. E l'istituto ha anche studiato molto. Attualmente c'è un protocollo in fase di creazione ed è affascinante perché questo Love Lab sarà possibile fare delle analisi online, quindi sarà possibile utilizzarlo in tutto il mondo. È in fase di creazione e sicuramente fra un anno sarà possibile utilizzarlo. E quindi ovunque voi siate nel pianeta potrete usufruire tramite il vostro cellulare di questo Love Lab. Allora, vediamo. Cosa dice la ricerca su quello che è disfunzionale in una relazione? Nel manuale che avete ricevuto sicuramente troverete tutte queste informazioni, quindi potete anche seguirlo mentre parlo, perché appunto io seguo lo stesso ordine. Comunque, appunto, guardiamo quello che è disfunzionale. Sicuramente la negatività è disfunzionale nella coppia.
Quindi generalmente se le coppie sono più negative che positive, ovviamente ci saranno dei problemi. Da un punto di vista scientifico, gli eventi negativi, i momenti negativi, hanno un peso maggiore, hanno una portata maggiore rispetto agli eventi positivi. È da qui che arriva l'intuizione del rapporto 5-1 di cui parlavo prima. Quindi se c'è uno scambio distruttivo e conflittuale all'interno della coppia, un momento negativo può avere un impatto molto maggiore rispetto a un evento positivo. Quindi anche nel conflitto è necessario che il flusso dell'energia sia molto più positivo che negativo. E quindi scambiarsi negatività in generale è totalmente distruttivo, tanto quanto una escalation di una emozione negativa. Si parla, no, di occhio per occhio e dente per dente. E io penso a questa cosa come a un modello di vendetta, no? Ma adesso si può pensare a questo come a sminuire, a minimizzare diciamo la parte positiva. Ecco, già se abbiamo lo stesso livello di negatività e positiva e positività, c'è comunque un'escalation. Quindi questo diventa distruttivo. E qui parliamo di cose che sicuramente conoscete, no? I quattro cavalieri dell'Apocalisse. E vengono ovviamente dal Vecchio Testamento e vengono definiti appunto da John Gottman i quattro cavalieri dell'Apocalisse. E vorrei trascorrere un po' di tempo a illustrarvi questi cavalieri e quindi guarderemo un video su questo. Quindi il primo è la critica. Quindi si critica l'altra persona e l'altra persona reagisce mettendosi sulla difensiva. E quindi ovviamente il tessuto della relazione inizia a perdere elasticità. Quindi se non c'è riparazione c'è un'escalation. L'escalation della critica può essere il disprezzo. Il disprezzo può essere simile alla critica, può sembrare simile alla critica, ma adesso si parla dall'alto in basso al proprio partner, ci si sente superiore. Invece l'ostruzionismo è un'escalation della difensiva, quindi il partner non si difende soltanto verbalmente, ma si ritira dalla discussione, lascia la discussione.